Ciao a tutti amici di EveryEye, io sono Panic e bentornati nella rubrica settimanale riguardante Destiny. Oggi ho deciso di affrontare uno degli argomenti sicuramente più spigolosi e più chiacchierati di questo primo mese di Destiny, ovvero il raid. Quelle missioni a 6 giocatori che ci vedranno impegnati in missioni di difficoltà veramente elevata che una volta completate ci daranno ricompense piuttosto soddisfacenti. In questo primo mese, in questo primo raid è stato introdotto la volta di vetro che troveremo su Venere fino a data che io sinceramente non conosco, ma penso fino a fine mese. Aiutatemi voi se sto sbagliando. Oggi in questa mini guida proverò a darvi 5 buoni consigli per superare in maniera discretamente agile questa ardua missione, la volta di vetro, in attesa di settimana prossima per vedere la prima parte della mini guida dove vi spiegherò precisamente come superare ogni step di questa ardua missione. Iniziamo subito. Il primo consiglio che mi sento di darvi è, anche se può sembrare più banale, uno dei più importanti: il livello. Per superare questo raid in maniera piuttosto normale e senza incappare in troppe difficoltà di veramente di elevato grado, vi consiglio di essere di un livello minimo che parte dal 26 a salire. Forse il 26 è anche un pochettino poco, perché diciamo che il livello influenza soprattutto quelle che sono le statistiche di difesa della vostra armatura, quindi più che il 26 io vi consiglierei una squadra bilanciata di livelli 27 in su. Io con la mia squadra l'ho tentato per la prima volta quando eravamo misti di 26-27, è stato veramente veramente difficile. La seconda volta che l'abbiamo affrontata, che eravamo tutti di livello 27-28, è stato un pochettino più facile. Quindi se non volete scoraggiarvi subito ai primi tentativi, vi consiglio di livellare un pochettino prima molto bene il vostro personaggio. Il secondo consiglio che mi sento di darvi è l'equipaggiamento. Mentre, come già detto prima, il livello influenza solamente i vostri parametri di difesa, l'equipaggiamento, ovvero le armi, saranno la cosa fondamentale che vi permetterà di superare questo raid in maniera abbastanza liscia. Vi consiglio armamenti leggendari e soprattutto di avere una buona scorta di armi che facciano danni di diverso tipo, solari, cinetici, del vuoto, insomma di avere una buona scorta e soprattutto di potenziarle al massimo, quindi di avere una forza d'attacco veramente veramente importante, perché 6 persone con un equipaggiamento veramente tosto di armi esotiche, leggendarie, potenziate al massimo di tutti gli elementi, vi permetterà di superare le difficoltà che incontrerete nella volta di vetro in maniera piuttosto semplice. Il terzo consiglio, uno dei più fondamentali, che vi voglio dare oggi è la pazienza. Sì, perché le prime volte che affronterete la volta di vetro di sicuro ripeterete spesso i primi pezzi, spesso anche le parti un po' più complicate quando arriverete al primo boss, insomma ci vorrà pazienza. Non scoraggiatevi subito all'inizio, capite che cosa dovete fare e coordinatevi in modo tale da riuscire a farlo. Vedrete che poi alla fine ne rimarrete più che soddisfatti. Il quarto consiglio che vi do oggi è una squadra equilibrata. Che cosa vuol dire una squadra equilibrata? Vuol dire persone diciamo tutte dello stesso livello di abilità, perché anche solamente un anello debole della squadra potrebbe compromettere tutta la fatica fatta fino ad allora. Vi troverete spesso ad affrontare situazioni che vanno organizzate, dove ci vuole veramente un'organizzazione impegnativa, dove anche solo il minimo errore può compromettere il lavoro di un'intera squadra. Quindi il mio consiglio appunto è di avere una squadra equilibrata di persone di cui vi fidate e che ritenete in grado di affrontare una sfida di così alto livello. Ultimo consiglio, forse il più importante, è la dinamicità. Che cosa vuol dire dinamicità? Destiny fino all'uscita del raid ci aveva abituato a missioni piuttosto lineari, dove diciamo la massima difficoltà che potevamo incontrare era ammazzare orde sempre più numerose di nemici. Bene, la volta di vetro e questi raid sono tutt'altra cosa. Vi troverete ad affrontare situazioni che non avete mai affrontato nei raid di Destiny, dove addirittura vi troverete ad usare oggetti strani che hanno proprietà diverse dalle normali armi che incontreremo durante il gioco. Quindi bisogna essere svegli, bisogna essere dinamici e pronti a capire le situazioni e ad interpretarle nella maniera più veloce possibile, perché anche solo il minimo errore, come vi ho detto prima, vi porterà alla capitolazione, a ripetere tutto da capo. Sarà importantissimo anche che ognuno dei componenti della squadra sappia fare un po' tutto, vedremo poi nella guida più specifica che cosa intendo, però diciamo che nella normalità
si affida ad un membro della squadra o gruppettini formati da membri della squadra diverse mansioni. Bene, è importante che però tutti sappiano fare tutto, perché all'interno del raid ci si ritroverà spesso con situazioni di confusione dove sarà importantissimo essere pronti, svegli, interpretarla e correre ai ripari. Questi sono i miei 5 consigli per affrontare la volta di vetro, ragazzi. Io vi ringrazio per il feedback che ho riscosso nel primo video di settimana scorsa. Vi invito a farmi sapere anche qua sotto se voi avete già completato la volta di vetro, se siete in difficoltà, come l'avete trovata, se è troppo impegnativa, se è troppo facile, se non vi piace. Insomma, fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate. Io vi do appuntamento alla settimana prossima per la prima parte della mini guida, appunto, riguardante la volta di vetro, dove vedremo step by step come affrontare ogni singola situazione del raid. Io vi ringrazio ancora una volta, vi invito a passare dal mio canale, a lasciare mi piace sotto questo video, a commentarlo e a seguirmi sempre più numerosi. Un saluto alla Panic, ciao ragazzi!